pace sia con voi. Ecco, questo non è il saluto del vescovo o del parroco o dell'altro sacerdote o Virgilio, questo è il saluto di Gesù risorto alla sua chiesa radunata. E mai come in questo momento abbiamo bisogno di quello che augura questo saluto: la pace sia con voi, pace, non soltanto per la guerra in Ucraina e non soltanto per le altre guerre e gli altri conflitti, ma per quello che ci riguarda da vicino e per quello che abbiamo nel cuore. Un saluto ecco a tutti voi che siete presenti, ma anche alle persone non presenti, alle persone che non vengono mai in chiesa, perché siamo tutti figli e figlie, fratelli e sorelle. Un saluto a Don Edoardo, un saluto a Don Virgilio, che ringrazio, un saluto a Massimiliano, Don Massimiliano, un saluto agli altri sacerdoti che sono qui, un saluto anche alle persone in difficoltà, soprattutto per la mancanza di salute, per la mancanza di armonia in famiglia, per la mancanza di casa, per la mancanza di lavoro. Ecco, la 19ª domenica del tempo ordinario ci porta a un tema che sembrerebbe un tema dell'avvento. State attenti, vegliate, attendete la venuta del figlio dell'uomo. In realtà la messa parla della fede e ci offre le motivazioni per cui la fede deve diventare speranza, quindi attesa e quindi vigilanza. È molto bella la messa di oggi, soprattutto come sempre, cioè noi sbagliamo a adorare la parola di Dio, perché la parola di Dio si svolge da sola. Però oggi sono particolari in queste letture, no? Ma soprattutto il Vangelo, la prima parola di Gesù nel Vangelo: non temere, piccolo gregge, qualunque cosa succeda, non temere, piccolo gregge. Qui non c'è bisogno di grandi numeri, non ci affidiamo ai grandi apparati, non ci affidiamo alle grandi organizzazioni, ci affidiamo solo alla responsabilità di ogni cristiano nel prendere decisioni valide alla costruzione del regno di Dio, che poi il regno di Dio non è l'astrazione, è il mondo come lo vede Dio, il regno di Dio, il mondo come lo vorrebbe lui. Non temere, piccolo gregge, perché a voi è stato affidato il regno. Siamo eredi di tutto quello che ha Dio e di tutto quello che pensa Dio. Allora vogliamo celebrare bene, allora forza, domandiamo di cuore perdono al Signore per tutti quanti i nostri peccati. Vi dico, mi fa molto piacere presiedere questa celebrazione, come tutte le celebrazioni qui alle 11 del mese di agosto. Spiace che al giorno di Ferragosto c'è un impegno uguale a Fiuggi, quasi contemporaneo, quindi ringrazio Don Virgilio per il lavoro che sta facendo in questi giorni e per tutto il resto, con Massimiliano. Va bene, noi siamo adulti, quindi non ci possiamo far finta di niente, però il parroco non si sentiva più di camminare con voi adesso. Però la presenza del vescovo dice che voi vi portiamo nel cuore, no? Io non vi dimentico, quindi state tranquilli, vi provvederemo a guarcino nel modo più giusto. Tanto ci pensiamo noi, insieme a Don Virgilio, a Massimiliano, e poi ci pensate voi, perché la Chiesa non è fatta solo di noi sacerdoti, ma è fatta di preti religiosi e laici, però il popolo di 99,0% è fatto di laici. La Chiesa è un popolo che cammina. Ecco che cosa ci ha voluto ricordare Papa Francesco, chiedendoci a tutti il cammino sinodale, che non è un'invenzione sua, è una rivoluzione che è nascosta nelle mille immagini della Lumen Gentium. Tra le tante immagini di Chiesa, i padri conciliari hanno scelto per dare il titolo al secondo capitolo il popolo di Dio. La Chiesa è un popolo, in cui tutti quanti hanno la possibilità di mettere in atto la propria responsabilità e di mettere qualcosa che serve al futuro di tutti. Quindi state tranquilli, le prime parole del Vangelo sono fondamentali. Non temete, piccolo gregge, perché a Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Non temete. Voi siete custoditi nelle mani buone e forti di Dio.
in cui il vero pastore è lui e la salvezza di cui siamo portatori non viene da lui, viene da lui. Ecco, non temere, piccolo regge. La messa di oggi parla della fede, molto bella, soprattutto la definizione della fede che dà la lettera agli ebrei. Io ve la dico con parole mie, un po' più comprensibili. La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, è un modo di conoscere già le cose che non si vedono. Ecco che è la fede, è un modo di guardare la vita. La fede non significa solo guardare Gesù Cristo e in Lui il Padre e lo Spirito Santo, significa guardare la vita con i suoi occhiali, con Gesù Cristo. Questa è la fede. E la fede viva si trasforma in speranza. La fede senza speranza è vuota, non serve a niente. È come il guscio della luce senza nulla dentro. La speranza senza fede è cieca, non sa dove andare. Non c'è chi la custodisce, chi la mette a riparo dalle intemperie della vita. Ci vogliono tutte e due le cose. La speranza, che è basata sulla fede e la promessa di Dio, che porta avanti i suoi piani in maniera diversa da quello che pensiamo noi, perché ci dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. E allora la fede significa fare memoria di quello che Dio ha fatto per noi. Per gli ebrei il fondamento della fede era l'Esodo, la liberazione dall'Egitto, la prima lettura. Per noi la fondazione della nostra fede è la Pasqua di Gesù Cristo, la liberazione di Gesù dalla schiavitù della morte e in Lui anche la liberazione nostra. La rete di morte che ci veniva chiusa si è spezzata e noi siamo liberi e vivi. Noi siamo liberi e vivi. Ecco perché non temere, piccolo regge, perché a tante cose è piaciuto di affidare a voi il regno. E vendete ciò che possedete e datevi in cosa. Fate degli investimenti che vi servono più di voi. Cioè, un poco molto che abbiate a livello materiale, a livello affettivo, a livello di tempo, cercate di mettere tutto questo a disposizione per un cambiamento di mondo. E allora voi vi costruite dei tesori, non delle cassaforti umane, dove ci sta la ruggine e il carro, no? E il danno, ma vi costruite dei tesori nel cuore che conta, cioè nel cuore del Padre. Perché dice Gesù, là dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dove andiamo nella vita noi? Dove andiamo? Questa notte i ragazzi, dove andiamo? Dove ci porta il cuore? E dove ci porta il cuore? Il cuore ci porta dove credi di trovare un tesoro. E chi è il tesoro nostro? Il tesoro nostro è Gesù Cristo. Allora la messa di oggi ci chiede di fare un cambiamento grande. La vita di fede, la vita di fede, non è l'ansia nostra di darci da fare per fare delle cose per Dio, non è questa la vera fede. La vera fede è stupirsi davanti a Dio che fa grandi cose per noi, perché viene prima Lui. Ma guardate che immagine di Dio ci sta nella messa di oggi, ci avete fatto caso? Che immagine di Dio ci sta? Un Dio che si cinge e diventa servo di tutti quanti noi. Capite? Qua ci stanno delle persone anziane, no? Catechismo di Pio X. Perché Dio ci ha creato? Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e come è lui. No, per sbagliare. Per conoscerlo, amarlo e essere serviti da Lui in questa vita, godendo nell'altra vita. Questo è Dio. E poi quante volte, tre volte, si dice che anni questi, che il padrone al suo vicolo lo troverà all'opera. Queste parabole qua sono un po' l'antidoto contro una fede un po' pigra, un po' sonnolenta, un po' brontolona, un po' stanca, un po' assopita. Gesù dice: voi siete un piccolo gregge, non siete un gregge, siete un poco, un piccolo poco. Io vi porto nelle mie mani, state tranquilli, a voi affidate il
investimenti adesso che vi servono per il futuro, probabilmente, al tempo in cui San Luca ricordava queste parole di Gesù, i cristiani stavano facendo i conti di essere, con l'essere una vera e propria minoranza, e soprattutto stavano facendo i conti con la routine di ogni giorno, perché nella persecuzione uno era deciso, stava attento, stava concentrato, no? Sapete, il digiuno non esisteva nei primi secoli, perché era la persecuzione che teneva svegli i cristiani, no? Non c'erano bisogno di tante cose. Però fuori dal tempo della persecuzione uno rischia di addormentarsi, di assopirsi. Allora ecco qua gli anni, quei servi che il padrone al suo ritorno troverà in attesa, in attesa. Dove va la vita nostra? Dove ci porta il cuore? E dove ci porta il cuore? Dove sta un tesoro? E chi è il tesoro nostro? È Dio, è Gesù Cristo. Allora vi invito a passare da una religione in cui Dio è un dovere, sono delle cose da fare, l'ansia di fare, di celebrare, di passare da una religione in cui Dio non è un dovere umano. È uno stupore, è una meraviglia davanti a noi. Questa è la religione di Gesù Cristo, non altro, no? Quindi è tutto importante quello che facciamo. La cosa più importante che facciamo è l'ascolto della parola, è la celebrazione dell'Eucaristia e il venire incontro a Gesù che passa continuamente nella vita nostra, in tante persone che stendono la mano verso la nostra vita, non sanno solo per motivi economici, ma anche per motivi affettivi, per motivi di consolazione, per motivi di solitudine. Questa è la cosa più importante. Il resto non è l'ultima, conta fino a un certo punto. Alla fine della vita il Signore mica ci domanda quante processioni abbiamo fatto, o quanti rosari abbiamo fatto, quante messe. Alla fine della vita sa Dio che ci domanda, lo vedi questo volto? L'hai preso o non l'hai preso? O l'hai lasciato per strada? La vedi questa persona? L'hai aiutata o non l'hai aiutata? Eccola qua alla fine. Forza, quindi possiamo fare sempre questo. O quando c'è il sacerdote, o quando non c'è il sacerdote, o quando abbiamo le vele al massimo del soffio di vento, oppure quando abbiamo le vele sgonfie. O di notte o di giorno, o a primavera o d'inverno, o d'estate o in autunno. Ricordiamoci queste parole, Non temere, piccolo gregge, e beati che il padrone al suo ritorno troverà nella vigilanza, si cingerà e si metterà lui stesso a servirlo. Ecco chi è Dio. E è l'unico a cui possiamo arrenderci, perché è l'unico che sarà il nostro servitore. Credo in un solo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ti salvi, o Signore, confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Portiamo scolpito nel cuore la parola di Dio di questa domenica, non temere piccolo gregge. Fatevi dei tesori in un luogo in cui non invecchiano e andate dietro al vero tesoro della vita, che è Gesù, però alla vita normale nostra in tutti i giorni. Qualcuno pensa, dice, come faccio a vivere? Basta che vivi con intensità maggiore, con una qualità maggiore, con un po' più di partecipazione, con un po' più di coinvolgimento nella vita degli altri, quello è il tesoro nostro, quello che ci darà la possibilità un domani di essere cittadini al 100% del regno. Vi auguro una buona domenica, buona settimana, buon pranzo, ci vediamo domenica prossima. Il Signore sia con voi, sia con voi.